di musica, e soprattutto quando si avvicina a determinati strumenti, si immagina molti giovani che iniziano con la chitarra, la batteria, quindi si sognano di diventare guitar hero. Però in realtà la musica è fondamentale, ci sono gli strumenti che sono imprescindibili, perché abbiamo imparato la batteria, ma la sezione ritmica, oltre alla batteria, ha il basso, che è un altro strumento a dir poco fondamentale in tutti i generi di musica. E oggi parliamo appunto di quello che è la vita di un bassista. Oggi abbiamo con noi Francesco Vecchio. Buongiorno. Buongiorno Francesco. Ciao. Rivarolese. Sì. Una vita, nel senso che tu sei giovane. Sono ma giovane, ma gran parte della vita in effetti è lì. Ne parlavamo prima a telecamere spente, sì. Praticamente eri un bambino. Un bimbo. Sì, quando hai iniziato a suonare. E allora, con te raccontiamo un po' il mondo dei bassisti, comunque la musica, è questa musica fondamentale, ripeto, la sezione ritmica, batteria a basso. Sì. Come hai fatto però avvicinarti? Perché appunto diciamo, allora, viene subito da suonare. Non è stata la prima scelta il basso, difatti. Ci sono arrivato un po' per caso, un po' per necessità, come in realtà tanti bassisti, mm-hmm. chiacchierando, sento essere capitata e aver avuto lo stesso tipo di esperienza. Quindi da piccolino, studi classici di pianoforte, poi un'infarinatura di batteria. E poi arrivi alle scuole medie quando, almeno all'epoca, oggi è sempre più raro trovare ragazzi che alle scuole medie decidano di mettere su un gruppo e di suonare, e manca il bassista. E quindi classico. Capita questa cosa che non sai neanche bene tu cosa sia questo strumento. Il caso vuole che alcuni di questi ragazzi amici con cui ho iniziato a suonare avessero un basso, me lo hanno prestato e mi hanno detto impara a suonare. Bello, quindi è andata così, sostanzialmente è andata così, e devo dirti la verità che da subito c'è stato un amore folgorante. Ho scoperto un mondo musicale che non conoscevo così bene, proprio perché, come dici tu, a colpirti sono magari più altri strumenti, più appariscenti. Ah. E scopri che invece il basso è proprio quell'elemento legante fra tutto ciò che è il ritmo, quindi batteria, percussioni, e tutto ciò che è il mondo della melodia e dell'armonia. Quindi tu sei un po' quella figura all'interno di una band che fa da legante fra questi due mondi, come hai usato un termine giustissimo, che è fondamentale, certo. Anche perché il basso, se parliamo di rock, se parliamo di pop, si occupa di suonare le fondamentali degli accordi, quindi di sorreggere tutto ciò che è il discorso, certo, sull'armonia. Beh, vedo anche nel jazz, soprattutto la parte della fusion, dove c'è anche questo misto. Assolutamente sì, jazz. Assolutamente sì. Forse in questo genere musicale un po' più appariscente il basso, certo, nel senso che si può prendere anche degli spazi legati all'improvvisazione e si muove un po' di più, però sì, assolutamente. Quello è il mondo del basso, amico dei batteristi e amico degli altri, insomma. tiene uniti tutti quanti. Appunto, i tuoi primi passi da giovanissimo, parlavamo prima dei Blackbirds. Sì, credo di aver toccato per la prima volta un basso a 11-12 anni, una cosa del genere, quindi sì. E poi suonare in giro dai 13, un paio d'anni per imparare a, certo, maneggiare questo attrezzo nuovo. E credo dal 94-95 è iniziato poi. C'è stato qualche fonte di ispirazione particolare, qualche artista? Oh sì, assolutamente. Io sono un Beatlesiano, sfegatato, quindi Paul McCartney col basso è stato il primo riferimento. Certo. E poi da lì, appunto, scoprendo questo mondo, anche tantissimi altri, dagli storici Iaco, eccetera, fino ai Pino Palladino, ai, certo, nostri italiani, Paolo Costa, che poi è stato mio insegnante in conservatorio, un piacere pazzesco avere lui come insegnante. E quindi scopri che il basso è un signor strumento, senza nulla da invidiare agli altri che magari sono un po' più avanti o un po' più in risalto. Quindi, certo, perché si immagina sempre il musicista, anche quello, no, dicevo prima, virtuoso, il virtuosismo, però i bassisti sono... Ci sono dei grandissimi virtuosi del basso, io non mi reputo un grandissimo virtuoso, però sì, ci sono, sono tantissimi, e con una timbrica, tra l'altro, particolarissima, mm-hmm, di strumento, da cui non ti aspetteresti magari certo tipo di possibilità musicale, tecnica, espressiva, e, certo, invece è assolutamente...
È vero che se parliamo di musica in generale, diciamo così, più commerciale, per modo di dire, però ad esempio un Flia, che è un pazzo Flia, nell'essere, per esempio, i Red Hot sono un gruppo che nell'essere, parlavamo delle camere spente, negli anni passati c'è stata ottima musica definita commerciale, che in realtà dentro si aveva degli slanci creativi, tra cui, parlando di basso, Flia sicuramente dagli anni 80 agli anni 90 ha inventato quasi un modo di suonare il basso, ha un suono talmente personale che poi è stato copiato da mille altri. Quindi certo. Sì, assolutamente. Francesco, appunto, primi passi, eccetera, uno studio non indifferente, perché appunto conservatorio, concerti, eccetera, quindi tantissime esperienze. Hai anche suonato, chiacchieravamo prima di iniziare, con degli artisti veramente di altissimo livello. Allora, sì. Quindi, come dici tu, prima parte assolutamente da autodidatta e poi da grande è arrivato allo studio vero, anche perché qua in zona non c'era possibilità di studiare il basso, non c'erano insegnanti, non c'era nulla, per cui si è dovuto aspettare che i conservatori aprissero agli strumenti moderni. E poi sì, quindi studiando già prima un sacco di concerti, un sacco di date e un sacco di collaborazioni con artisti anche noti, tra gli ultimi che ricordo, passato due anni bellissimi con Marco Ferradini, persona Teorema, quante volte l'abbiamo suonata, quindi con tanti grandi del passato, e poi la fortuna, come dicevamo, telecamere spente, forse è il momento top, inaspettato anche per me, di condividere il palco con Phil Collins. Cavolo. In questo mini tour di quattro date. Diciamo, per i pochi che non sanno chi è Phil Collins, stiamo parlando del batterista, voce dei Genesis, e poi una carriera straordinaria a livello individuale, da solista, qualcosa in collaborazione con tutti i più grandi musicisti del mondo. Sì, assolutamente. Quindi è arrivato lì, all'allestimento di questo spettacolo, con un timore pazzesco, perché sai, quando incontri gli artisti, tra l'altro Phil Collins, come dicevamo prima, come per te, per me, è stato uno di quei personaggi fondamentali negli ascolti e nella formazione da ragazzo. E quindi quando però hai possibilità di incontrare questi personaggi c'è sempre un po' quella roba, e se adesso davanti mi trovo uno che non è accomodante, antipatico, per usare parole carine? E in realtà no, si è dimostrato essere, al di là della musica, seppur fosse già in là con l'età, una persona straordinaria che si è aperta, con cui abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare, di confrontarci, ci ha raccontato aneddoti. Ti invidio tanto. Allora, in quel momento mi sono invitato anch'io. Sono quelle cose che poi realizzi dopo, perché sei lì sul palco, suoni e senti la voce di Phil Collins, di cui magari all'interno dei gruppi di cover hai fatto dei pezzi, e lì c'è proprio, dici, ma la voce è quella di Quindi sì, è una cosa che forse ho realizzato più a posteriori che non lì sul momento, però me la sono goduta assolutamente questi 10 giorni circa in cui siamo stati insieme, è stata una goduria pazzesca. Meravigliosa. Tanto, il tuo passaggio prima di questa chiacchierata hai detto io ho iniziato senza avere la possibilità di studiare il basso nel territorio perché non c'era nessuno. Oggi invece c'è. Perché? Perché tu, oltre a fare musicista, sei insegnante. Sì. Vero. Anche qua, cosa che non avrei mai pensato di fare nella vita, ma perché avevo, come tutti, credo, come tanti, questo... insomma, mal di pancia verso la scuola e verso gli insegnanti, quindi adesso essere dall'altra parte della barricata fa strano. E in realtà ho scoperto essere poi la via più giusta per me. Quindi anche lì ho iniziato quando ero ancora studente in conservatorio, mi sembra nel 2007. La prima scuola è proprio qui a Rivarolo, quella con cui ho iniziato a insegnare, il liceo musicale di Rivarolo Canavese. E mi sono sperimentato, scoprendo in realtà di essere capace e di essere anche ben voluto dagli allievi, che fa tantissima, la gran parte fa anche quello, in un mondo della musica che è fatto molto di relazione umana, al di là dell'insegnamento. Quindi sì, insegnante. Soprattutto perché parli di relazioni umane. Nelle interviste che facciamo, lo ripetiamo sempre, arriviamo da un periodo storico particolarissimo dove soprattutto
per te e per tanti di quelli che sono seduti su questa sedia che si relazionano con i giovani, sì. Non è facile. Non è facile, non è stato facile per noi perché, come per tante altre categorie nel lavoro, sono stati 2 anni di fermo assoluto. Ci siamo reinventati come insegnamento, abbiamo scoperto le nuove tecnologie, certo, che hanno dato una mano, e adesso è ora di tenere il buono da quello che ci hanno dato le nuove tecnologie, ma di tornare ad avere il rapporto uno a uno in presenza, che è tutta un'altra cosa, anche perché hai proprio bisogno di contatto visivo ravvicinato, certo, di usare le orecchie, di usare le mani, e quindi l'essere tornati in presenza sia per noi insegnanti, sia per i ragazzi che hanno un bisogno pazzesco, perché soprattutto nella fascia d'età adolescenziale questa clausura forzata ha portato a una, esatto, chiusura, proprio a un non sviluppo della personalità in certi casi. È capitato in un paio di casi di ritrovare degli allievi completamente cambiati da questa esperienza negativa della pandemia, e la musica è sicuramente un veicolo per tornare a una normalità, a un dialogo, a una vita reale, fatta di cose reali. Quindi sì, sì, assolutamente. L'ultimo ti chiedo, visto che appunto sei stato componente di quello che possa essere una serie di gruppi che hanno anche segnato la scena canavesana, perché la scena canavesana è sempre stata molto, molto viva, molto, sì, attiva. Ecco, adesso, soprattutto visto che anche ti confronti con i giovani, quanto è cambiato anche il fatto di proporsi? Per una volta l'importante era anche solo suonare davanti agli amici, suonare davanti... È cambiato tantissimo. Sicuramente, parlavamo un poco fa della pandemia, ha dato un'ulteriore botta in negativo a questa cosa, proprio per la incapacità di questi ragazzi, di paura di avvicinarsi anche solo al locale per poter chiedere, o alla manifestazione di paese, al ristorante, al bar, certo, insomma, come facevamo noi da ragazzi, cioè, senza paura andavamo ovunque a poter chiedere di suonare, all'inizio ovviamente anche senza compenso, certo, per il puro piacere di iniziare a capire come funzionasse. Manca tanto questa cosa, e manca tanto anche quella, un termine forse troppo grande, vocazione verso la musica. Quindi i ragazzi si aspettano di avere tutto subito, cioè di arrivare alla ma seconda. Ma questo non credo che sia solo legato alla questione della musica. No, vero, 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 vero. Quindi qua, senza demonizzare, ecco, teniamo il buono dalle nuove tecnologie, cioè, e togliamo il brutto. Tutto questo trovarsi la pappa già fatta su tanti canali, cosa che per noi era impossibile, tutti i 1000 tutorial che ci sono, che però in realtà non ti insegnano quella che è la musica. Loro pensano, i ragazzi pensano molto che sia così, che sia semplice, che sia immediato, in realtà così non è, quindi fa parte anche del tuo mestiere spiegare a un ragazzo che, certo, guarda che tu vieni qua, io cerco di non tediarti perché sono stato tediato io negli studi, quindi cercherò di essere il più leggero possibile nel passarti le mie conoscenze, ma ci vuole un grandissimo impegno, una grandissima costanza, e per andare a suonare, ragazzi, vi dovete mettere insieme, fare il giro di dei pochi posti che sono rimasti, anche vero, certo, quello, sono rimasti proprio pochi a poter offrire musica dal vivo, e vai, se non sei nessuno, chiedi, possiamo suonare, possiamo aprire la serata a qualcuno, possiamo fare questo, possiamo fare quello, quindi... Tutti gli artisti hanno fatto la gavetta. La gavetta! Quelli che dicevamo prima, quelli da... Io che sono, continuo a dire, non mi vergogno, sono un boomer, come veniamo definiti noi della nostra età ormai. Adesso lì, siamo lì, per sei pochissimo, sei un po' più indietro. Sono un po' più millennial, siamo lì. Il discorso è quello, che comunque quanti gruppi hanno dovuto suonare, la raccontano della gavetta, gli stessi Beatles che tantissimi hanno iniziato a suonare negli scantinati, nei piccolissimi club, ripeto, e con molte, molte meno possibilità di quelle che avresti al giorno d'oggi, per cui il consiglio è sempre quello di sfruttare al meglio le proprie capacità e sfruttare al meglio le possibilità che ci sono in giro, tanto... Non c'è altro modo, ecco, se no chiudersi in questa cosa per cui guardo il tutorial, o che il riuscire a uscire dall'anonimato sia legato per forza al mondo dei talent show o cose del genere, non è proprio così, ecco, almeno per il mio modo di vedere, certo, non è proprio così, e non è forse neanche la strada più giusta se vuoi investire e diventare un musicista.
metterci sta come si deve, come dicevi tu. La gavetta, i locali piccoli, poi pian piano sali, 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 fare contatti, fare amicizie e intrufolarsi, quello è. Non c'è un ufficio di collocamento di musicisti, cui vai lì e fai domanda, no. È un mondo fatto di relazioni umane, come dicevamo prima. Bisogna essere anche al posto giusto, al momento giusto. Come a volte sì, esattamente quello, per carità. Do merito alle mie capacità, ma do anche molto merito, certo. Cioè merito, certo. Do anche molto il fattore fortuna nel finire a sudare con Phil Collins. Francesco, però permettimi, se tu non fossi stato in grado di farlo... siamo d'accordo, siamo senza, d'accordo. Senza nasconderlo, siamo Phil d'accordo. Collins, ti ha detto grazie mille, è stato un piacere conoscerti. Troviamo un bassista! Sì, ne avrebbe trovati tanti altri, sono sicuro. Per cui, vero quello, vero anche la fortuna di essere stato in quel momento in una formazione che mi ha permesso di arrivare lì. Quindi, da un lato assolutamente la capacità, lo studio, la tenacia, l'esperienza, e dall'altro un pizzico di fortuna, assolutamente, non guasta mai. Assolutamente. Francesco, grazie perché grazie, hai dato anche delle indicazioni importanti ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della musica o lo stanno vivendo, stanno facendo i primi passi, appunto confermando che non ci si inventa nel giorno l'altro il musicista, bisogna studiare, bisogna applicarsi, bisogna avere anche un goccio di fortuna, però sicuramente con le capacità alla fine si riesce ad arrivare un po' ovunque. Sì, si riesce. Se è quello che desideri, se è quello che desideri, hai le capacità, arrivi dove vuoi. Se ci credi veramente, arrivi dove vuoi. Io non avrei mai pensato, parlavamo di Phil Collins, di arrivare lì. E invece si può fare. Sì, sì, sì. Bene, bravo, complimenti. Grazie. Grazie ancora. Grazie a te. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. Rivediamoci più avanti anche per raccontare di nuovo un po' qualche aneddoto, perché sicuramente quelle di oggi solo qualcuno, però non possiamo neanche proprio raccontare tutta la tua vita in pochi istanti. Francesco, grazie. Grazie a te, è stato un piacere. Alla prossima. Alla prossima. Mille.